La fontana di Piazzetta Garzeria a Padova è l'unica ancora con l'acqua. Il cartello affisso dal comune spiega che è presente perché è attivo il sistema di ricircolo. Poco lontano, invece, in Piazza delle Erbe, la storica fontana è asciutta. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, con un'ordinanza ha invitato nei giorni scorsi i cittadini a mettere in campo buone pratiche per evitare lo spreco d'acqua. Ecco cosa fanno i padovani. Noi siamo molto attenti anche prima dell'emergenza acqua. Altre cose, innaffiamo meno, la doccia ahimè la facciamo ogni giorno. Il cittadino cosa fa per risparmiare l'acqua? Deve chiudere i rubinetti spesso, deve controllare i figli che non ne usino troppo quando fanno la doccia, perché i miei è un disastro. E basta, perché purtroppo lavarci ci laviamo. Poca acqua, cosa si fa per risparmiare? Il cittadino cosa può fare per risparmiare acqua? Adoperarne poca. Tento di chiudere il rubinetto quando lavo i piatti, ad esempio, tiro lo sciacquone con il pezzettino piccolo, perché così hanno detto, e il resto sono tutte accortezze che in realtà ho già nella vita quotidiana, cioè se faccio la doccia quando mi insapono chiudo l'acqua, o mentre mi lavo i denti chiudo l'acqua. Personalmente cerco appunto di stare attento quando lavo i denti, banalmente quando faccio la doccia, o anche conservare l'acqua anche quando vado al ristorante. Prendo la bottiglia, la porto con me e poi la conservo nel contenitore di alluminio. La doccia al minimo, quando ci si lava i denti chiudere sempre il rubinetto, non lasciare il rubinetto aperto quando si sciacqua qualcosa. Come si faceva una volta, in meridione c'era tantissimo razionamento, per cui diciamo che l'importanza dell'acqua la si riconosce. Le solite abitudini che avevo già da prima, riutilizzo quando lavo le verdure per annaffiare. Lo scarico dell'acqua, se il bagno è utilizzato da quella persona, lo può scaricare meno volte durante la giornata, perché 15 litri alla volta sono tanti.